Una consulta delle frazioni costituita dai rappresentanti di tutti i territori aquilani, ma anche abruzzesi, e con un loro referente politico ben individuato, un assessore regionale che si occupi esclusivamente dei territori più periferici e lontani delle città. A chiederlo è un gruppo di cittadini della frazione aquilana di Sassa, senza nessuna appartenenza politica o associativa, che si rivolge ai candidati alla presidenza della Regione Abruzzo chiedendo un'agenda ben precisa di azioni e programmi contro lo spopolamento, il degrado e l'impoverimento dei piccoli centri. Assistenza sanitaria ai disabili, agli anziani, dialogo con i centri di ricerca culturali, gestione più oculata dei rifiuti, abbattimento dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico e poi le scuole, fondamentali per la tenuta sociale. Sono queste le priorità emerse da uno studio messo a punto dal gruppo di cittadini. Questi territori manca veramente tutto e mi dispiace doverlo dire perché siamo nel terzo millennio e nel terzo millennio queste cose già dovevano essere superate. Manchiamo di tutto. Da dove vogliamo cominciare? Dalle scuole? Allora, le scuole nei nostri territori sono ancora nei MASP. Credo che noi non stiamo dando un buon esempio educativo nei confronti delle nuove generazioni, perché noi adulti dovremmo impegnarci e fare in modo che queste scuole vengano finalmente ricostruite. Ma vi dirò di più, faccio due esempi perché sono due esempi che conosco molto bene e che mi stanno naturalmente particolarmente a cuore. Uno è il polo scolastico di Pagliari di Sassa, dove naturalmente ci sono i finanziamenti, però non si capisce perché questa scuola non ha inizio, non comincia ad avere una vita. E poi il Conservatorio di Musica dell'Aquila, altro polo d'eccellenza, dove naturalmente vengono insegnanti e allievi da tutte le parti, non soltanto dell'Abruzzo ma anche d'Italia, e sta ancora in un MUSP e naturalmente sta andando a pezzi.